trasforma in Penelope quando chiude la porta del suo studio e trasforma quella meraviglia in arte. Ciao, mi chiamo Penelope e sono l'artista che sta esponendo adesso alla Rocca di Cento a Ferrara. Sono un'artista che da subito si è data all'internazionale, quindi sono andata a vivere a Miami, in Florida, subito appena mi sono laureata all'Accademia e da poco ho esposto all'Hotel Danieli di Venezia, che è un posto storico, un luogo storico, un palazzo bellissimo vicino a Piazza San Marco, dove ho passato 2 mesi alla ricerca dei luoghi dimenticati e segreti di Venezia. E cosa succede? Che in questi 2 mesi sono andata alla ricerca un po' come un'avventuriera dei luoghi più nascosti, più dimenticati, dei segreti più incredibili di Venezia. E la mostra che ho esposto proprio a Palazzo Dandolo dentro l'Hotel Danieli è quello che è stato invitato successivamente alla fine della mostra anche alla Rocca di Cento, proprio qui appunto a Cento Ferrara. Quello che vedete sono tutte le opere, sia pittoriche che fotografiche, e sono tutte il risultato della ricerca di mesi di avventure. Quadri che hanno un valore inestimabile perché nessuno le trovasse, le trovassero loro finite la guerra, quindi chissà quante ancora ne sono rimaste in giro. La luce viene da dietro, se vedete è illuminata da dietro, perché se non è illuminata da dietro è molto molto scura. Immaginarsi la persona che ha vissuto questo spazio in cui era questo oggetto che guarda noi, quindi è tutto un gioco di rimandi. Qua invece si trova una pietra, una normale pietra che ho raccolto nelle isole attorno a Venezia, e in questo caso si tratta di un palazzo nobiliare di una signora che mi ha aperto le porte di casa sua, ci vive ancora, e lei stessa, pensate ai personaggi che ci sono a Venezia, lei si dichiara dogessa. Dice: se ci fossero ancora i dogi io sarei dogessa, tanto è nobile. Questa signora è stata carinissima, mi ha portato in giro per tutto questo palazzo che non vi sto a raccontare perché è meraviglioso, e in particolare lei mi ha detto: guarda, ho piacere di farti vedere queste cose, scatta pure le foto, però io non voglio che esponi fotografie a Danieli perché non voglio far vedere casa mia, i miei vicini, per favore esponi solo dipinti. Quindi io ho fatto 2 dipinti, questo e un altro che ho avuto la fortuna di vendere a Diane Keaton, che quindi è diciamo il suo fratello. L'altro era una corteccia con sopra dipinto il giardino segreto di questa signora, perché è chiuso tra le mura, e questo invece è l'interno di casa sua, 2 vetrate che danno